amici, come state? Oggi, come promesso, vi faccio il test che vi avevo promesso. E nel frattempo mi trucco un po'. Allora, come fondotinta uso quello della Bionic, questo qua, ho i campioncini. Devo comprare i nuovi, ma per il momento uso questi. E vediamo come va. Non sono brava a truccarmi, sono un disastro, però proviamo. Intanto che mi trucco, vi faccio il test, ok? Proviamo, vediamo se esce qualcosa. Sì, io uso le dita per mettere su il fondotinta, non mi piace. Non mi piacciono i pennelli perché si sporcano. E poi, secondo me, le mani sono pulite. Boh, adesso mi metto su il fondotinta. Detesto metterlo sulle labbra. Non è cambiato chissà che, ma adesso proviamoci le mani con le salviettine. Allora, iniziamo col test. Siamo nel deserto. Siete nel deserto. E nel deserto vedete un cubo. Come vedete questo cubo? Più grande, più piccolo, dimensioni uguali a voi? Prendete carta e penna e scrivete, così dopo nella spiegazione sarà meglio. Allora, più piccolo, più grande o uguale a voi? E di che materiale? Qui è la risposta. A voi dovete scegliere voi di che materiale. Ce ne sono tanti, scegliete. Poi, più avanti trovate un bicchiere. Lo trovate pieno. Vuoto, scrivete anche questo, se lo trovate pieno o se lo trovate vuoto, se è lavorato o semplice, quindi con i ghirigori, tutte queste cose qui, oppure un bicchiere lineare, normale. Poi, tutto un tratto arriva un cavallo. Come vedete sto cavallo? Bianco, nero, marrone. Più avanti poi arriva, vedete una scala, come la vedete la scala? Lineare o a chiocciola? E di che materiale? Avete scritto tutto? Poi all'improvviso arriva una tempesta di sabbia e voi dovete ripararvi. Dove vi riparate? Dietro il cubo, dietro il bicchiere, dietro il cavallo o dietro la scala?
Finita la tempesta, arriva il sereno e voi vedete cosa andate a vedere per primo di quegli oggetti che vi ho detto, il cavallo, il cubo, il bicchiere o la scala. Ok, adesso continuo un po' a truccarmi e dopo vi do la spiegazione. Adesso metto un po' di tutto qui, che va sotto qui le occhiaie. Ah, a me non mi sembra di avere le occhiaie. Poi, secondo voi ho le occhiaie? Scrivetemelo sotto, eh. E scrivetemi sotto anche cosa siete andati a vedere per primo. Stoppate e scrivete cosa siete andati a vedere per primo quando è finita la tempesta. Adesso metto un po' la matita nera. Questa è della Deborah, 24 ore. Io la metto sulla sopra perché no, non c'è un perché. Mi trucco sempre così. Io non so truccarmi, eh. Ecco, fatto. C'ho qui tanti pennelli, però preferisco usare le dita anche per mettermi questo. Adesso metto un po' di questo. Io non sono capace di fare tutte quelle sfumature. Ma comunque mi piace lo stesso. Qui è rimasta una macchietta, ma è perché c'era un po' di fondotinta. Non importa. Adesso prendiamo un pennello di questi qui e provo a sfumare un po', a metterlo un po' più decentemente. Dopo, allora, adesso cosa manca? Allora, manca il rimel, un po' di rossetto. Boh, gli occhi vanno bene. Io non coso le sopracciglia perché a me piacciono finissime. Ma non me le faccio quasi mai, devo farle. Allora, cominciamo. Il cubo vuol dire la personalità. Allora, se dipende quello che avete scelto. Se avete scelto il cubo più piccolo, fate vedere meno doti di quelle che realmente avete. Se invece l'avete scelto uguale, fate vedere quello che siete, insomma, veramente. Invece, se l'avete scelto più grande, fate vedere più
fate vedere più cose di quello che realmente siete, una roba del genere, insomma. Poi, il materiale che avete scelto, diciamo, se avete scelto il ferro, avete un buon carattere, o il legno, o la pietra, insomma, dipende. Io avevo scelto di sabbia, perché nel deserto io avevo scelto che il cubo fosse uguale a me e che era fatto di sabbia, di quello che mi ricordo. Quindi ho un carattere non troppo forte, insomma. Dopo c'è il bicchiere. Se avete scelto il bicchiere vuol dire la sessualità. La sessualità, se avete scelto il bicchiere pieno, siete soddisfatti sessualmente. Se avete scelto vuoto, non siete soddisfatti sessualmente. Se qualcuno magari ha scelto a metà, tra uno e l'altro, magari qualcuno può aver detto io vedo il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, insomma. Lavorato semplice, se avete scelto lavorato avete molta fantasia sessuale, se invece l'avete scelto semplice avete poca fantasia sessuale, insomma. Poi cavallo vuol dire il partner, se l'avete scelto nero vi piace bello e selvaggio. Bianco, casto e puro, e marrone, una metà tra questi due. Poi c'è la scala. La scala vuol dire gli amici. Allora, se l'avete scelta lineare, vuol dire che avete pochi amici, ma buoni. Se l'avete a chiocciola, che ne avete. Avete tanti amici, non vuol dire che non sono buoni neanche questi, eh. Il testo è così. E di che materiale? Che ci tenete, sì, agli amici, insomma. Non mi ricordo il materiale adesso, giuro. Boh, non importa. Allora arriva la tempesta. Dove vi riparate? Allora, nelle difficoltà, la tempesta vuol dire che quando siete in difficoltà, tutte queste cose qua, se vi riparate dietro al cubo, vi riparate dietro a voi, vi prendete tutto voi. Se vi riparate dietro al bicchiere, io avevo scelto il bicchiere. No, no, un'altra cosa avevo scelto. Dietro al bicchiere, quando siete in difficoltà usate il sesso, questa cosa qua. Boh, una cosa boh, così. Se invece vi nascondete dietro al cavallo, chiedete sempre aiuto al partner e se dietro la scala agli amici. Quando siete in difficoltà andate con gli amici, sì, chiedete aiuto agli amici. Finita la tempesta, quello che andate a vedere è secondo il vostro inconscio, perché se avete risposto di getto, la cosa più importante se vi riparate dietro, se andate a vedere il cubo, la cosa più importante per voi siete voi. Se andate a vedere il bicchiere, è il sesso. Io sono andata a vedere il bicchiere, ma se andate a vedere il cavallo, la cosa più importante è il partner, sì, il partner.
i partner. E se andate a vedere la scala, per voi le cose più importanti sono gli amici. Ecco, tutto qua. Spero che vi sia piaciuto perché sì, è che a farlo così è un po'. Bisogna avere un'interazione, no? Che uno ti dice, ti risponde, tutta questa cosa qui. Oh, ma non importa. Più o meno spero che abbiate capito. Adesso metto. Oddio, non c'ho. Oh, non importa. Metto su un po' di rossetto. Io metto un po' di matita. Dopo metto su questo rossetto qui. Non ho portato il fard, non so dove, ma facciamo così. Così sembra che l'abbia messo, no? Adesso facciamo così. Ah, che capelli. Adesso no, vi volevo segnalare una ragazza che si chiama Ellie, che sto seguendo da qualche settimana, è molto brava, fa video molto interessanti ed ha un annetto su YouTube, è una ragazza vera. A noi ci piacciono le persone vere e genuine, no? E quindi vi lascio il link. Sotto al primo messaggio e nell'info box. Andate a vederla e se vi piace come piace a me, iscrivetevi. Grazie. È una ragazza semplice, alla mano, molto brava. Fa video. Diversi video di cose di casa, di scuola, sì, perché è giovane, lei va all'università. Video molto interessanti. Vi lascio il link, andate a vederla, mi raccomando. Grazie. Allora, io vi saluto. Se vi è piaciuto sto video, lasciatemi un like. Se sono stata un disastro, scusate. Mia mamma vi saluta, adesso sta dormendo perché lei al pomeriggio dorme un po', almeno un'ora e mezza perché sennò si stanca. E mio padre sta leggendo e la veglia, diciamo. E alla sera è al contrario. Mia mamma, stiamo lì a vedere la televisione, io e lei sul divano e mio padre dall'altra parte che dorme. Si addormenta sempre lui davanti alla televisione, meno quando c'è il calcio, adesso il volley, le partite di pallacanestro, sì. Siamo forti, le donne hanno vinto. Brave, grazie. E quindi vi saluto, un bacione a tutti, grazie amici, ciao.